stati generali della sanità della Lega a Milano. Al centro le sfide e le proposte per il settore. Partiamo con un lavoro lungo un anno per scrivere la strategia e il futuro della sanità in Italia. A quasi 50 anni dal Servizio Sanitario Nazionale è arrivato il momento in cui intervenire. Lo ha ricordato oggi il ministro Giorgetti, le risorse questo governo le ha messe. Il governo, mentre mette sotto controllo tutta l'altra spesa pubblica, farà crescere più che proporzionalmente rispetto alla media proprio le risorse per la sanità, perché lo considera cruciale, fondamentale. Sul tema si sono espressi presidenti di regione ed esponenti del governo. Si investe in generale sulla sanità, compito delle regioni e della politica, della Lega, è trovare le migliori soluzioni per non solo aumentare gli investimenti, quindi la quantità, ma anche la migliore qualità possibile. C'è un punto e mezzo in più sulla spesa pro capite per la sanità, quindi è un segnale importante. Abbiamo magari tirato la cinghia su altri settori, ma abbiamo investito molto su questo per tutto il triennio, e quindi questa è la dimostrazione che noi prestiamo attenzione. In collegamento e in sala anche i ministri della Lega, compreso il segretario Salvini. I numeri dicono che quest'anno sarà il record storico della Repubblica Italiana per investimenti in sanità e in salute. Si potrà fare ancora di più, sicuramente, le richieste di medici e infermieri vanno assolutamente ascoltate. Io ricordo che negli ultimi 20 anni i numeri dicono che gli unici due governi che hanno ridotto gli stanziamenti in sanità sono stati Letta e Renzi. Un percorso convinto dove la persona sia al centro e dove le sue competenze, i suoi talenti possano davvero essere valorizzati e fare parte, diciamo, di un progresso anche delle nostre comunità e di tutto il nostro paese. La scuola italiana stia svolgendo un ruolo importante nella prevenzione delle varie forme di disagio che purtroppo impattano il mondo giovanile. Disagio che finisce con impattare poi lo stesso sistema sanitario. Ma se vedo una sanità che per il 90% è organizzata e gestita dalle regioni, in tutte le classifiche la sanità italiana è nella top 10, nei primi 10, e secondo Bloomberg è terza al mondo. Quindi dagli stati generali anche uno sguardo su Varese. La provincia di Varese sta innovando, sta lavorando per far crescere la sanità territoriale, coinvolgere i medici di famiglia, quindi una sanità che investe. Recentemente l'inaugurazione della sala ibrida a Varese, quindi nuova tecnologia, arriverà all'ospedale di Busto Gallarate, al di là delle polemiche che qualcuno dalla sinistra vuole continuare a mettere e far circolare. Quindi una provincia di Varese sempre più protagonista in uno scenario regionale e nazionale.